Nelle puntate precedenti, Alessio continua a sperare di riconquistare Gaia, mentre Marco e Ilaria, al loro primo appuntamento, hanno litigato di brutto. Mentre tutti pensavano ai fatti loro, Deborah ha umiliato Rocco pubblicando su internet la sua videopoesia. Nel frattempo, nel frattempo ne sono successe di cose, non è che io adesso posso stare qui a spiegarvi tutto quello che è successo in 6 episodi, cioè, andate su YouTube e ve li riguardate! So che ce la farò, anche quando è più dura e mi viene paura, ma in fondo la notte non è così scura. Se so se ci proverò, non ci sono salite, sciagure o ferite che mi fermeranno, perché non sarò mai da solo. Se tu ci sarai a tenermi per mano anche quando cadiamo, che in fondo fa ridere se penso che sei proprio come me. Da te, ma poi ti piace se ti dico che senza di te non ce la farò mai, mai. Che facce che fai ogni volta che dico che solo un amico può dirti davvero se un dono speciale ce l'hai. Vai che ce la fai, e anche quando è più dura e ti viene paura, ma in fondo la notte non è così scura se sai, sai. Se ci proverai, non ci sono fatiche, sciagure o ferite che ti fermeranno se penserai che sei proprio come me. Fai tutto da te, ma poi ti piace se ti dico che sono qui con te, che poi ce la farai. The man is passing on the highway, come to Mars and stone. He forgot.
destination. The cloudy summer's gone. How many bridges, how many towns are crossed from the point of no return? Something tells him he must go on. Now he couldn't stop. And he feels the storm. Ma no, tranquilla. Solamente avevo tanta voglia di sentirti. Ma non è così semplice. Hai presente quando si parla con un muro? Esatto. Brava. Come quando si parla con papà. Solo che io praticamente mi sto giocando lo stipendio. O meglio, me lo giocherei se mi pagasse regolarmente. Sì, 3 mesi. 3 mesi che praticamente non vedo un soldo. Sì, 3 su 4. Immaginati quanto mi faccia piacere. Almeno tanto quanto ai genitori di Deborah. No, avevo qualcosa da parte e gli ho pagato l'affitto con quelli. Altrimenti stavo fresca. Li conosci, ma perché pensi che l'amicizia decennale con Deborah conti qualcosa? Ma dai. Esatto. Sotto un ponte, a chiedere l'elemosina. Tutto pur di non tornare a casa con voi. Siete insopportabili. Vi odio. Dai, ma ci sentiamo più tardi, ok? Io sono arrivata. Ti voglio bene. Vuoi fare una pausa, campione? Pausa? Ma se non abbiamo fatto un cazzo! Se vuoi puoi usare la scusa del non mi è mai capitato prima. Di solito mi basta bere un po' e... Se vuoi in frigo ho delle birre. Senti, lasciamo stare. Dai. Colpa mia, ok? Nessun rancore, bello. Io mi sa che vado. Ehi, non la racconta a nessuno. Come ti pare? Ma perché devono esserlo sempre i migliori? Sira Ferretti, Gaia. Che ora sei proprio una rivoluzionaria, eh? Stai zitto, ti prendo a colpi di sedano. Lascia perdere. Buongiorno ragazzi, cosa vi posso portare? 2 frullati del vento. Non so cosa sia. È un tè verde e un caffè, grazie.
sei andato in giro per siti legali. Sono un uomo diverso ora. E sei sempre il solito stronzo. E tu sei sempre la solita rompi coglioni. Però almeno non siamo come Marco e Ilaria. No, infatti loro siamo. Che umiliazione. Già. Che poi non ho ancora ben capito come siamo diventati amici. Però mi è dispiaciuto davvero tanto per lui. Deborah questa volta si è proprio superata. Direi. Ma passiamo ad altro. Ho capito perché il direttore generale ti dà delle noie. Avevo già scoperto che il suo soprannome è Zar. Ma sei stato proprio tu, Giorgio, a mettermi la pulce nell'orecchio. Specificando che non l'ha scelto lui e chiamandolo Cesare. Mi è bastato scoprire il suo cognome e fare 2+2. Cesare Russo. Zar, infatti, è il corrispettivo russo del latino Caesar. Molto ingegnoso, non trovi? Mio caro Giorgio Russo. Ok, è mio padre. Che cosa? Io pensavo solamente che ti rompesse le scatole perché avete lo stesso cognome. Che idiota, ma... Quindi il direttore generale è tuo padre? E tu sei solo un impiegato? Cosa vuoi che ti dica? Vuole che faccia la gavetta? Dio, Giorgio. Che altro mi nascondi? Non vorresti saperlo. Sei un cretino. Ora va meglio? No. Che cos'era quella? Vergogna? Non mi guardare, faccio schifo. Deborah. Era un po' che non ti vedevo avere una reazione, come dire, umana. Parliamo di questo. È questo il problema. Sei pentita di quello che hai fatto, vero? Non ho bisogno di un pretela. Se pensi che questa storia possa scalfirmi, ti sei dimenticata degli ultimi anni. Ma scalfire cosa? Lo sai. No che non lo so. Perché non mi parli più. Non sinceramente. Non me lo posso permettere. Perché no? Ti ricordi di quando ci siamo conosciute? Eri così timida. Non sfigata. Eri dolce. E affettuosa. Era una botta, Ilaria! Era una stupida, disgustosa bambina obesa. Questo mi ricordo. Non per me. Ma per gli altri sì, questa parte l'hai rimossa. Chi se ne frega degli altri? A me fregava, Ilaria! A me frega! Tu questo non hai mai capito, certo, perché non è mai successo a te. Comodo giudicare, vero? Sono passati tanti anni. E infatti ho imparato la lezione. Essere perfida come le persone che odiavi? Sì. Perfetto. Cosa avrei dovuto fare secondo te? Avrei dovuto continuare a farmi prendere per il culo, eh? Ma tu questo non puoi capirlo, no? Perché tu non sai essere forte e lo stai dimostrando. Cosa stai combinando da quando sei tornata? Io non voglio essere debole come te. Eri la mia migliore amica, Deborah. La mia migliore amica. Una ragazza insicura? Sì. Debole? Imbaciata? Descriviti pure come vuoi. Però eri una delle persone che volevo che facesse parte della mia vita. Non una persona così, una perfida stronza che non fa altro che pensare ad essere bella. Cielo! Pensi davvero che facendo così sei forte? Scusa, forse sono stata via per troppo tempo e ti ho trascurata. È colpa mia. Non è colpa tua. Sì. Sei tu che ti incazzi troppo poco. È il cagnolino di Ilaria. Cristo Marco, ti devo dire tutto io? Cioè che sei un moralista, che non può fare a meno di sentirsi superiore. E lui quando con la scopa in culo? Non ti rovinare la carriera atteggiandoti come se avessi una scopa in culo. Poi ti stupisci quando gli altri pensano di te che... che è una scopa in culo. Che ci porta via. Il direttore generale ti vuole nel suo ufficio. Just fine.
ti ho forse disturbato? In realtà sì. Grazie a lei ho molto lavoro da smaltire. A parte, la tua ultima uscita testosteronica non ti ha insegnato niente. Beh, sto reggendo un carico di lavoro che un impiegato normale non potrebbe sopportare. Parole sue. È una colpa sufficiente per suggerire il mio licenziamento a chi di dovere? Dico sul serio. Adesso non esagerare. Mi hai divertito a sufficienza. Un po' di carattere ti farà bene, ma questo non vuol dire che ti debba trasformare in uno stronzo. Quella è una caratteristica delle posizioni intermedie. Cosa sta cercando di dirmi? Senti, Marco, i capi amano gli yes-men. Gente abituata a riempire il proprio tempo con lavoro finto e che crede veramente alle loro urgenze. Gente disposta a stare in piedi ad aspettare tutto il tempo che gli viene chiesto. Ragazzi bravi nel non reagire. Ma lei non è il mio capo, è il direttore generale. Appunto. Un impiegato in media cambia capo ogni 6 mesi. Io conto di restare nel giro un po' più a lungo. E scommetto che ha un consiglio per me. Esatto. Questo è un posto senza meritocrazia. Ai vertici mancano spesso le competenze e i manager, poi, sanno soltanto farsi intorno terra bruciata. Ma se c'è una cosa che puoi imparare da tutta questa gente è il loro mantra. Mai dire no a un'opportunità. Non me ne sono state offerte molte. Au contraire, abate. Non sei attento. Te l'ho detto la prima volta che ci siamo incontrati. Tu sei un impiegato con la testa da manager, ricordi? Sprecato per il ruolo di quadro direttivo che volevano affidarti. Vogliono promuovermi a quadro direttivo? Ho detto volevano. Li ho convinti io a non farlo. Perché? Ma forse ho sbagliato. Non sei così sveglio. Ti offriranno un incarico da manager. Non capisco. Non c'è molto da capire. Reitera nella tua testa le mie parole tutto il tempo che ti occorre. Non ha senso. Sei l'impiegato più diligente e preparato che abbiamo. E da quando ti sto tenendo d'occhio personalmente, non hai fatto che confermare la mia ipotesi. Ora tu puoi credere quello che vuoi, ma io a questa banca ci tengo molto. Tu puoi pensare che questo cinico bastardo abbia visto qualcosa in te e che stia facendo una scommessa. Oppure puoi pensare che voglia semplicemente riempirti di soldi e comprare il tuo silenzio di fronte alla prossima operazione sospetta nella quale ti imbatterai. Sai una cosa, non me ne importa niente. Ma tu, domandati come vuoi che sia la tua vita e che cosa sei disposto a sacrificare per averla. Pronto? Mi scusi, ma io... Cosa? Sì. Oddio. C'è stata un'esplosione. Quindi perché dovrei scrivere esplosione nel titolo? Sta scherzando? Non riesce a chiamare un lavoro nemmeno tu. È questo quello che mi fanno scrivere, eh? Mi ha appena chiesto di scrivere un titolo allarmistico in un periodo in cui anche gli starnuti si associano ai terroristi. Quindi me lo auguro che stia scherzando. E se ti conosco ancora bene, so anche che
Quello che fai non piace nemmeno a te. Un motivo in più per non fare cattiva informazione. Per non spaventare inutilmente le persone in cambio di facili visualizzazioni. Per non fare la figura dei pagliacci. Beh, almeno io non vendo la mia integrità per due soldi. Pagate regolarmente. Non vedo un soldo da 3 mesi. 3 mesi. E questo non è giornalismo. Potete tirare fuori tutti i numeri che volete. Sono cazzate. Cazzate. E dovrete solo vergognarsi per averlo pensato un titolo simile. Ma vaffanculo tu. Producete spazzatura. Stai zitto, stronzo! Che cosa ho fatto? E adesso come lo pago la vita? Cazzo! Ci credevi ancora? Alessio, certe volte le cose devono andare così, non è come nella televisione, nella vita reale semplicemente magari non si è fatti per stare insieme. Ma se tu mi dessi almeno un'altra possibilità? Ma non ci credi neanche tu. Per quanto ti possa sentire solo. Lo so. Però è difficile da accettare. Ma ci riuscirai. E poi anche tu hai bisogno di qualcuno che creda alle tue stronzate, cioè almeno un po'. E anche tu di qualcuno che creda alle tue. Stupidi nazi vegani. Siamo una lobby potentissima. Allora lo ammetti. Non posso né ammettere né smentire questa teoria. Thank you.
cellulare scarico e poi sono appena rientrato praticamente. Ma che ci fai ancora fuori? Vieni dentro a scaldarti. Vado a prenderti uno solo. No, non andare. Maria, che cosa è successo? Mi sono fatta licenziare. Come una stupida. Troverai di me. Scusa se te lo dico così, ma lo so. Non ho più i soldi per pagare la fitta ai genitori di Deborah. Come faccio? Non voglio tornare a casa. Non voglio perdere la mia indipendenza. Non voglio tornare indietro di anni e ricominciare tutto. Stai tranquilla. Penso che butteranno fuori di casa così di punto in bianco. E se anche lo facessero, ti ospiterei io, che problema c'è? Ho appena ricevuto una promozione, sai? Non posso permetterlo. Lo so che hai sempre detto che la mia casa è poco colorata. Ovviamente dormirei sul divano, però... Spazio, i pranzi a costo zero e il resto è a costo tuo, che con i bimbi